Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Per chi non mi conosce, sono Daniele, sono un dropshipper appassionato di crescita personale e crescita finanziaria e condivido le mie esperienze di vita imprenditoriale qui nel mio canale. Oggi ti voglio parlare di 5 libri poco conosciuti, indispensabili per qualsiasi imprenditore e qualsiasi persona che vuole migliorarsi a livello personale. Resta con me. Sono un appassionato di lettura in generale, ma specialmente di qualsiasi lettura che riguarda la crescita personale o le biografie di persone che già hanno avuto successo e da cui poter prendere spunto o lezioni di vita. Ritengo che ognuno, qualsiasi imprenditore, che sia digitale o non sia digitale, o qualsiasi persona che punta a essere una persona migliore, a fare qualcosa di più concreto nella vita, debba leggere assolutamente libri di persone che già hanno raggiunto quegli obiettivi. Ma non perdiamoci più in chiacchiere, cominciamo con la lista di 5 libri che sicuramente non conosci, ma indispensabili per la tua vita imprenditoriale. Il primo libro riguarda un imprenditore che ha letteralmente cambiato il mondo. Sto parlando di Jack Ma, il fondatore di Alibaba, di AliExpress, di Alipay e almeno altre tre compagnie poco conosciute qua in Europa. Eccolo qui, questo è il libro, si chiama Alibaba per l'appunto. Questo è uno dei libri secondo me indispensabili da leggere per chiunque opera online, soprattutto nel dropshipping con i fornitori cinesi o con FBA o semplicemente con l'import-export dalla Cina. Perché oltre a essere la storia di un uomo che è partito da zero e ha costruito una delle aziende più grosse al mondo e che ha rivoluzionato il mercato dell'import in Occidente, è anche un libro di cultura cinese, un libro di tradizioni, cultura e storia cinese che ci permette di conoscere meglio questa popolazione con cui molte volte abbiamo la necessità di fare business, specialmente se operi online. Quindi è una lettura che devi assolutamente intraprendere. Comunque, al di là dell'imprenditoria, è una bellissima storia che ti fa capire anche molto l'impatto del comunismo sulla Cina e sull'evoluzione delle imprese negli anni 2000 durante la rivoluzione tecnologica. Assolutamente da leggere. Il secondo libro è una storia di fantasia ma molto profonda. L'autore ha praticamente fatto questa narrazione di un avvocato di fantasia che ha mollato tutto per trovare la sua felicità interiore, il suo obiettivo di vita ed è andato nelle montagne a cercare dei monaci e a diventare egli stesso monaco. Si chiama Il monaco che vendette la sua Ferrari ed è un libro molto profondo che tra l'altro sto iniziando a rileggere per la seconda volta proprio in questi giorni. Anche se non è una storia vera, tramite parabole l'autore spiega lezioni di vita indispensabili per stare bene con se stessi e per raggiungere i propri obiettivi. È una lettura molto corta, molto veloce, ti consiglio assolutamente di leggerlo perché è un libro che mi è piaciuto davvero molto e mi ha aiutato molto nelle mie riflessioni. Il terzo libro penso che sia secondo me il più importante di questa lista ed è un libro anche molto grosso, scritto a caratteri piccoli, ma è fondamentale per imparare la leadership e per fare impresa con altre persone. Il libro si chiama Le 48 leggi del potere e racchiude 3.000 anni di storia. In pratica l'autore è uno storico e si è chiesto, prima di scrivere questo libro, cosa accomunasse tutti i personaggi di potere, tutti i leader che hanno vissuto nella storia umana recente, negli ultimi 3-5.000 anni. Quindi è andato a studiare e a raccogliere la storia di ogni persona di potere rilevante, gli imperatori dell'Egitto, imperatori italiani, colonnelli, marescialli, personaggi così, sia più recenti sia di magari 2000, 3000 anni fa nel regno d'Egitto, ed è andato a studiare cosa avevano in comune tutti questi personaggi, tutte queste persone, per essere riusciti a salire al potere. Ha tratto da questi studi 48 tratti comuni, appunto le 48 leggi del potere, secondo cui l'autore, seguendo questi punti, si possa ottenere il potere. Ovviamente non è un libro che devi leggere perché devi diventare un imperatore, ma sono leggi, sono punti chiavi in ogni leadership, in ogni impresa. E a parte questo, se sei appassionato di storia, magari è interessantissimo perché per ogni legge
per esempio la prima, la seconda, la terza legge, c'è un capitolo approfondito dove ti mette magari un personaggio, un imperatore, e spiega che benefici ha tratto rispettando questa legge, oppure un altro personaggio che non l'ha rispettata e cosa ne ha ricavato. È assolutamente da leggere. Tra l'altro, ogni legge a sé, quindi non hai bisogno di leggerlo di continuo, lo puoi andare a sfogliare quando hai bisogno. Ti leggo una legge qui live, ti voglio leggere la decima, e la legge recita così: evitate ogni contagio, rifuggite dagli infelici e dagli sfortunati. Si può morire per l'infelicità di qualcun altro. Gli stati emotivi sono contagiosi quanto le malattie. Potreste credere di stare aiutando l'uomo che affoga, ma state solo precipitando nel vostro disastro. Gli sfortunati talvolta attirano la sfortuna su se stessi. L'attireranno anche su di voi. Associatevi invece alle persone felici e fortunate. Dove poi ci sono le varie pagine, prendendo spunto da personaggi reali esistiti e da questa legge. Ho scelto questa perché ci sono passato personalmente, è molto, molto importante. In pratica dice che se ti circondi di persone sfortunate, di persone infelici, a tua volta sarai infelice. Come ben sappiamo, il nostro tratto caratteriale è la media delle 5 persone che frequentiamo di più, quindi se ti circondi di persone infelici, a tua volta sarai portato a vedere la vita in negativo e a non raggiungere i tuoi obiettivi. Invece devi cercare di circondarti sempre da persone che hanno comuni obiettivi ai tuoi e persone che puoi prendere di modello e non che stiano lì a lamentarsi. Questo non significa buttare i vecchi amici, significa semplicemente cominciare a farsene nuovi da frequentare in più. È un passo molto importante. Ma passiamo avanti. Il quarto libro di cui ti voglio parlare è un libro indispensabile sulla persuasione e soprattutto per difenderci da tutto il marketing come ci circonda, da tutte le persone che cercano di manipolarci giornalmente. Può essere, questo lo conosci, è un po' più conosciuto, si chiama Le armi della persuasione. L'autore, con esempi reali, aziende reali e modus operandi reali, va a studiare in che modo il nostro cervello viene persuaso e manipolato, in che modo noi possiamo farlo e in che modo possiamo difenderci. Ovviamente non è una lettura fatta per andare a manipolare gli altri per scopi discutibili, ma è una lettura soprattutto fatta per conoscere come il nostro cervello funziona e come le grandi aziende o le grandi cooperative ci manipolano giornalmente con le pubblicità o le mosse di marketing. È indispensabile per proteggerci e poi comunque non c'è niente di male se magari dobbiamo chiudere una trattativa, usare il linguaggio un po' a nostro favore. Non significa ingannare se fatto con questi presupposti. Infine, l'ultimo libro di cui ti voglio parlare è la storia di uno degli imprenditori più grandi d'Europa, Richard Branson. Ci sono varie biografie. Io ho letto Il coraggio di rischiare ed è interessantissima perché Richard Branson è sicuramente un bravissimo imprenditore britannico, è il fondatore di Virgin, che è un gruppo che ha palestre, compagnia telefonica, casa discografica, compagnia aerea e molto altro. Affronta la sua storia, da quando aveva 17 anni ha fondato la sua casa discografica, fino a quando si è comprato la sua isola personale senza poterla pagare, senza potersela permettere, fino a quando da un'esperienza di viaggio terribile ha fondato seduta stante la sua compagnia aerea. Consiglio la lettura a chiunque, davvero motivazionale e interessantissimo, leggere come questo imprenditore sia partito da zero, letteralmente, e si sia fatto da solo. Con questo siamo arrivati alla fine, ti ho esposto 5 libri che probabilmente non conosci e che dovresti leggere se vuoi fare impresa o vuoi occuparti del tuo benessere finanziario e mentale. Ci sono tanti altri libri assolutamente da leggere. Farò una parte 2 prossimamente dove ne esporrò altri 4 o 5, sperando che ti siano di motivazione e che ti siano d'aiuto nel tuo percorso. Io li ho letti, mi sono serviti, mi hanno aiutato e spero possano fare lo stesso con te. Ovviamente non dimenticare di iscriverti al canale e di mettere mi piace. Aiutami a farmi crescere, così continuerò a postare le mie esperienze e il mio percorso con voi. Questo è tutto, ci vediamo al prossimo video, ti auguro una buona giornata, ciao!